Praticamente l'impianto degli ingombranti è un piccolo cambiamento per Foggia. Sì, un piccolo grande cambiamento, nel senso che finalmente si riconsegna alla città di Foggia un centro di raccolta comunale, e grazie all'impegno della commissione straordinaria e grazie quindi all'impegno di Amio, che in pochissimo tempo è riuscito a mettere in piedi e ripristinare lo stato dei luoghi di un centro di raccolta che sarà per i cittadini foggiani una grande opportunità, in particolare per spingere appunto sulla raccolta differenziata e per cercare di eliminare in particolare il fenomeno dell'abbandono, soprattutto degli ingombranti. Finirà anche quel fenomeno, insomma, dello scatto social dei vari materassi agli angoli di strada? Chiaramente ci aspettiamo che sia un processo un po' più graduale, nel senso che non riteniamo di poter risolvere nell'immediato tutti i problemi, soprattutto che riguardano l'abbandono, però diamo in questo caso, anche attraverso il nostro numero verde, la possibilità di venirli a ritirare nei pressi delle abitazioni dei cittadini. Quindi riteniamo che non soltanto il CCR, ma anche il servizio raccolta degli ingombranti fatto attraverso il numero verde potrà essere effettivamente una spinta per cercare di bloccare questo fenomeno dilagante dell'abbandono dei rifiuti che riguarda un po' tutta la Puglia. Insieme. Grazie. Auguri. Beh, insomma, questa è la prima inaugurazione, non sarà l'ultima, però è bello iniziare da una prima nascita. Ho usato un'espressione qualche giorno fa, ho detto: quando si vuole mettere ordine in casa si comincia dalla pulizia. Qui è un bel inizio, si comincia dalla pulizia. Questa è una valvola di sfogo, è un fusibile che consente a una gestione normalmente ordinata di avere dei momenti di eccezionalità. Ho la difficoltà di risolvere di dove buttare il mio computer, non sono costretto a buttarlo nell'angolo di fianco alla strada. Ho un numero verde che è anche presente sulla pagina del comune, che è pubblicizzato dappertutto, posso chiamare, prendo un appuntamento. Se non ho neanche, se ho la possibilità per la dimensione dell'oggetto che devo buttare, lo metto in macchina. Addirittura, non è così in tutte le città, un plauso mio personale alla disponibilità dell'ASO. Questo centro è aperto non solo la mattina, ma anche il pomeriggio, ma soprattutto il sabato e la domenica, che sono i giorni in cui chi come noi lavora ha il vaso rotto da buttare, il computer da buttare, il frigorifero che si è rotto. Anche i fornitori avranno la possibilità di avere con questo centro un colloquio continuo, e la città dovrà, se noi siamo bravi, diventare più bella e più pulita. E una tartare di manzo con lime. E da bere cosa ci consiglia? Andrei senz'altro su una QP del 2026. Va bene. È buonissima. Quello che non ho preso loro. Scusi.